Salve a tutti ragazzi, sono Diego, spero stiate bene e anche noi della scuola tennis del Village non vi lasciamo soli. Per cui oggi prima lezione da svolgere come vedete in casa per riprendere un po' la confidenza e la sensibilità con la nostra racchetta, va bene? Per cui la prendiamo subito, ricordatevi di impugnarla al fondo del manico, va bene? Quindi abbiamo la nostra pallina e cominciamo semplicemente a palleggiare verso l'alto, va bene? Dopo un rimbalzo, ok? Possiamo girare il piatto corde diverse volte, quindi a ogni colpo per provare diversi colpi. A un certo punto cosa succede però? Cambio mano e comincio a palleggiare con l'altra, va bene? Destra, sinistra, va bene? In base a cosa avete cominciato. E poi cominciate a fare alternato, quindi un colpo di destro, cambio la mano, un colpo di sinistro, va bene? Un po' più difficile. Molto bene. Adesso, da questa situazione qua, quindi continuo sempre a palleggiare, va bene? Potete usare la vostra mano preferita. Adesso che cosa succede però? Che dopo un rimbalzo, invece di colpirla, andiamo a fermarla mano e racchetta, va bene? E poi ricominciamo. Quindi sto palleggiando, sta rimbalzando, a un certo punto rimbalzo, mano e racchetta. Stessa cosa potete farla con l'altra mano, va bene? Quindi sarà un pochettino più difficile, rimbalza, mano e racchetta. Molto bene. Adesso cominciamo a palleggiare un pochettino di più consecutivamente e al volo, quindi facciamo un po' di colpi consecutivi, poi la lascio rimbalzare una volta, va bene? Un po' di colpi consecutivi e la lascio rimbalzare una volta, va bene? Stessa cosa possiamo aggiungerci fermo, mano e racchetta, va bene? L'importante è che proviamo adesso a fare qualche colpo di fila. Mi raccomando, controlliamo sempre la forza, non usiamo tanto braccio, ma soprattutto il polso, va bene? Molto bene. Più difficile adesso, dai colpi al volo, ci mettiamo questo. Quindi sto colpendo al volo, tiro verso l'alto e provo a fermarla mano e racchetta. Questo sarà un pochettino più difficile, quindi comincio a palleggiare consecutivamente, poi lancio verso l'alto, mano e racchetta. Mi raccomando, cambiamo sempre la mano così non ci stanchiamo troppo, quindi lancio e fermo anche con l'altra, quindi mano e racchetta. Molto bene. Adesso più difficile, cominciamo a palleggiare consecutivamente, ma spostandoci per lo spazio che abbiamo scelto per giocare, va bene? Anche qua possiamo cambiare il piatto corde tante volte, ok? Quindi sia per un colpo e dopo l'altro, cercando sempre di spostarci nello spazio e non perdere mai il contatto con la pallina, va bene? Ad un certo punto cosa succede? Però mi fermo su un piede e continuo a palleggiare, oppure posso anche solo fermare la pallina e cercare di non cadere. Dopodiché ricomincio a palleggiare, posso di nuovo continuare a muovermi. Quindi fermo su un piede, continuo a palleggiare e poi vado avanti. Ok? Ultima cosa, adesso parte la sfida del giorno, per cui adesso trovate una posizione molto stabile, ok? Da cui non potrete e non dovrete muovervi. Pallina parte sulla racchetta, ok? Quindi cominciamo a palleggiare senza poter muovere i piedi, ok? Immaginate di avere delle radici a terra, quindi cercando di sempre di continuare a palleggiare, contate quanti palleggi riuscite a fare. Se la pallina vi va lontano potete solamente allungarvi senza staccare i piedi. Staccate i piedi, dovete ricominciare il conto, va bene? Vedete, cercate di battere ogni volta il vostro record, provate a farlo sia con la mano destra che con la mano sinistra. Bene, questa era una serie di spunti che potete con cui potete giocare e allenarvi, potete inventarne anche di nuovi sempre sul palleggio. Ci vedremo e ci sentiremo presto con un altro video con magari giochettini un pochettino più complicati. A presto, ciao.